Questa breve sequenza vuole andare a lavorare principalmente sulla zona dei glutei e del core, quindi anche la zona addominale. Dei glutei in particolar modo, perché questi muscoli sono essenziali per la nostra postura, perché se il muscolo del gluteo è poco allenato, non sufficientemente forte, spesso tendiamo a compensare, quindi aggravare con la schiena, soprattutto la zona lombare, e questo causa ovviamente una postura scorretta, ma anche dei dolori veri e propri, comunque dei fastidi, specialmente a livello lombare. Quindi iniziamo in piedi la nostra classe, portiamoci in cima al nostro tappetino, prendiamoci un attimo per prendere confidenza con il nostro spazio, sentiamo bene l'appoggio dei nostri piedi a terra, allarghiamo bene le dita dei piedi e iniziamo ad attivare tutta la muscolatura dei polpacci, delle cosce, sentiamo proprio come la rotula, come il ginocchio viene inglobata dalle cosce. Attiviamo la cintura addominale, lasciamo una leggera curva naturale nella zona lombare. Sentiamo il coccige, il sacro che spinge verso il basso, mentre la colonna si stende verso l'alto. La cima della testa, ad ogni inspiro, si avvicina sempre un pochino di più al soffitto. Lasciamo i piedi leggermente divaricati, non troppo. Distribuiamo bene tutto il peso sui quattro lati del piede. Portiamo le mani al centro del petto. In questo spazio, in questo momento, possiamo pensare a un proposito o semplicemente a concentrare qui le nostre energie per la nostra pratica. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto con i palmi uniti, saliamo anche sulle punte dei piedi senza andare a fare questo, quindi non vado a creare maggiore curva lombare, ma spingo sempre un pochino il sacro verso il basso, espiro, ritorno a terra con i talloni e con le braccia, ancora 2 volte, inspiro, vengo su, morbide le spalle, mi distendo, espiro, scendo di nuovo, talloni a terra, ancora una volta, inspiro, vengo su, giù le spalle, sulle dita delle mani, espiro, pieghiamo le ginocchia, pieghiamo i gomiti, teniamo gli avambracci davanti a noi, scendiamo giù a terra. Vogliamo che l'addome rimanga il più vicino possibile alle nostre cosce. Srotoliamo la colonna, facciamo una bella curva, pesanti le braccia che sono le ultime a salire insieme alla testa. Apro bene, unisco le scapole dietro la schiena, di nuovo vengo su, sulla punta dei piedi se riesco, espiro, piego le ginocchia, unisco gli avambracci davanti a me, piego i gomiti e scendo di nuovo. Rimango un attimo qui, lascio cadere a terra i pensieri, le sensazioni, tutto quello che in questo momento non mi serve. Inspiro, conto fino a 3, srotolo la colonna ancora con le braccia, apro l'esterno, il petto, inspiro sui talloni. Stavolta espirando portiamo le braccia davanti a noi, ci sediamo come per la posizione della sedia, quindi vado proprio a sedermi indietro, se riesco rimango sulle punte dei piedi, se non riesco porto i talloni a terra, non c'è problema. Ancora, inspiro sulle braccia, spingo sempre il sacro di basso, attivo l'addome, espiro, scendo, guardo un punto fisso davanti a me e cerco di tenere le ginocchia allineate alle caviglie, non le apro verso l'esterno. Ancora 2, inspiro, salgo, mi allungo, forte l'addome, forte i glutei, espiro, scendo, 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 ancora un pochino di più. Ancora, inspiro, salgo, giù le spalle, respiro, premo con le palme delle mani verso terra, mi siedo, giù, 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 piano, 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 arrivo a sedermi sui talloni. Rimango un attimo qua, inspiro, cerco di tornare su sulle punte dei piedi, porto in alto le braccia, espiro, unisco il piede vicino alle ginocchia e vado nella posizione della sedia, spingo indietro i palmi, apro in avanti lo sterno, giù, mi siedo e resto per 5, continuando a respirare, 4, 3, 2, 1, inspiro, stendo, espiro, mano al centro del petto, prendo un attimo per riconnettermi con il mio respiro, sento tutto l'appoggio della terra, stiamo lavorando anche molto sui chakra inferiori, quindi sentiamo questa energia che dal basso piano piano sale verso l'alto, si attiva. Inspiro su il ginocchio destro, lo porto verso il petto, sulle braccia, tengo per 5, 4, 3, 2, 1, da qui piego leggermente il ginocchio sinistro, porto le mani al centro del petto, cercando di tenere le anche allineate che guardano in basso. Spingo indietro forte la punta del piede destro per il mio guerriero 3. Se non riesco a stare in equilibrio, o piego un pochino il ginocchio sinistro o posso utilizzare un blocchetto per appoggiare le mani. Quindi ognuno ascolta il proprio corpo, indietro spinge il piede tanto quanto la cima della testa spinge in avanti. Controllo che le mie anche guardino terra. Inspiro, torno su riportando il ginocchio destro al petto. Inspiro sulle braccia. Espiro, prendiamo una tarajasana, quindi la mano destra scivola lungo la tibia e inizio a spingere indietro un pochino la caviglia contro la mano. Posso attivare il piede a martello e porto, vado un pochino più indietro perché non ci sto, e porto la mano sinistra o al petto oppure la stendo davanti a me e tendo, non c'è bisogno di andare molto in basso, vado oltre il dito medio della mano sinistra. Inspiro, ritorno piano senza appoggiare il piede a terra, espiro di nuovo giù in utkatasana, posizione della sedia, per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, viene su con me il ginocchio sinistro stavolta e tengo per 5, il sacro continua a spingere in basso, 4, 3, 2, 1, piego leggermente il ginocchio destro, mani, premo una contro l'altra al centro del petto, inizio a spingere indietro il piede sinistro stavolta, allungo tutta la colonna, il bacino guarda in basso e stiamo. Premo forte i palmi delle mani uno contro l'altro e continuo a spingere indietro le dita del piede, siamo in un guerriero 3, perfettamente equilibrato, tiriamo fuori tutta la nostra forza, la nostra energia, inspiro, torno, ginocchio al centro del petto, sulle braccia e come prima espiro, la mano sinistra scorre lungo la tibia, attivo il piede sinistro, mano destra, si allunga in avanti il palmo, spinge in basso le dita delle mani in avanti, caviglia sinistra indietro, spingo, 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 inspiro piano, ritorno, il ginocchio sinistro viene al petto e riporto giù i piedi, mi siedo di nuovo in utkatasana per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, provo a stendere leggermente la zona frontale, apro i gomiti, verso l'esterno apro il respiro, apro il petto, inspiro ed espiro, porto le mani a terra per Adho Uttanasana, se non arrivo mani sotto le ginocchia o anche qui in appoggio a un blocchetto, l'importante è che la schiena sia bella dritta. Teniamo un attimo qui per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, porto le braccia in alto, il sedere in basso, inspiro su, il ginocchio destro adesso riprendo il mio giro 3, mano al centro del petto e adesso piego il ginocchio sinistro e porto il ginocchio destro dietro al polpaccio per 5 e ritorno, 4 e ritorno, 3 e ritorno, 2 e ritorno, 1, torno indietro 3, inspiro, ritorno col ginocchio destro al petto e giù. Questa classe è perfetta anche per migliorare il nostro equilibrio. Se cadiamo non importa, più attiviamo la muscolatura più siamo centrati. E stavolta su col ginocchio sinistro, inspiro, espiro, prendo via balasana 3 e ancora per 5, ginocchio sinistro verso il polpaccio destro, estendo, 4, 3, 2, 1, stendo e ritorno del ginocchio sinistro, petto e giù, giù il sedere sulle braccia, espiro mani a terra, stavolta tengo pure le ginocchia piegate vicino alla fronte, alle ginocchia. Posso iniziare a stendere le gambe soltanto finché l'addome rimane appiccicato alle cosce. Posso anche afferrare i polpacci da dietro e chiuderli per uttanasana. Stendo la muscolatura. Inspiro ad uttanasana, appoggio le mani a terra, salto indietro e vado in panca. Teniamo la panca, chi non riesce ancora a tenere bene la plank pose va giù in appoggio sugli avambracci, ovviamente tirando un pochino giù i glutei, altrimenti stiamo su. Inspiro, stacco la gamba destra, espirando piego il ginocchio e vado verso il gomito destro e seguo il movimento con lo sguardo e torno indietro ancora per 4 e vado, 3 e vado, 2, stendo, 1, tengo su e riappoggio, cambiamo, stacco il piede sinistro, ginocchio gomito per 5 e stendo, 4, stendo, 3, indietro, 2, vado indietro, 1, indietro, tengo su e giù il piede, inizio a spingere il sacro in alto e vado nel mio cane che guardo in giù, Adho Mukha Svanasana, spingo bene gli avambracci, ruotano verso l'interno, talloni cercano di spingere a terra, ma se vedo che vado a curvare troppo la schiena piego tranquillamente le ginocchia, devo cercare di mantenere la lunghezza della mia colonna e tengo per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro su tutte e due le punte dei piedi, curvo un pochino la schiena, vengo avanti, scendo in un'incharatura, gomiti stretti e inspiro, cane che guarda in su, apro bene le spalle, le spingo in basso, espiro, scendo giù piano 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 verso il basso. Da qui teniamo le gambe leggermente divaricate, attiviamo bene i glutei, i gomiti rimangono stretti verso di noi, andiamo ad utilizzare i muscoli della schiena e del gluteo, ci solleviamo all'inspiro successivo cercando di spingere indietro sia i gomiti che le spalle, vengo su per 5 e scendo, attivo il gluteo, 4 e scendo, ancora 3 e scendo, 2 e scendo, l'ultimo e tengo, non vado in apnea, respiro per 5, 4, 3, 2, 1, giù, appoggio un attimo la fronte sulle mani, riprendo il contatto, la consapevolezza del respiro, sento anni, il mio fuoco interiore che mi sostiene, che sta bruciando tutte le energie stagnanti e le sostanze di scarto. Portiamo le mani in incrociate dietro la schiena. Possiamo prendere anche kali mudra, quindi incrociamo tutte le dita, lasciamo gli indici, chiudiamo le gambe, quindi le dita dei piedi si toccano, i piedi si toccano uno con l'altro. Inspiro, spingo forte, forte, forte le mani indietro, apro lo sternum, mi sollevo e scendo. Ancora 4 e scendo, il movimento segue il respiro, 3 e scendo, 2 forte, stringo i glutei e scendo, 1 e tengo per 5, 4, 3, 2, 1, stacco i piedi, posso anche aprire le gambe per 5, 4, continuo a spingere indietro con le mani, 3, 2, 1, tengo su le gambe e porto in avanti le braccia come prima, i gomiti spingono indietro per 5, 4, 3, 2, 1 e giù, appoggio le mani sotto le spalle, un paio di respiri e mi porto in quadrupedia. Se ho bisogno di sciogliere un pochino la schiena, faccio una piccola sequenza di Adho Mukha 3 o 4 volte e mi fermo al centro. Stendiamo la gamba destra indietro, solleviamo parallela al pavimento, non serve andare chissà quanto su. Inspiro, espiro, curvo la schiena, ginocchio verso la fronte per 5, 4 e esterno, 3, esterno, 2, esterno, 1, rimango per 5, 4, 3, 2, 1, punto le dita del piede sinistro e vado a staccare il ginocchio sinistro da terra. Porto il ginocchio destro verso il gomito destro, il polso destro, il polso sinistro, gomito sinistro. Torno al centro e stendo la gamba indietro in alto, rimango in plank per 5, 4, 3, 2, 1, porto subito il ginocchio destro verso il gomito destro per 5, 4, 3, seguo il movimento con lo sguardo, 2, tengo, 1, giù e scendo di nuovo in quadrupedia. Se abbiamo bisogno di riprendere un attimo il fiato, di sciogliere i polsi, chiaramente lo facciamo e andiamo subito a stendere poi indietro la nostra gamba sinistra. Inspiro, la stacchiamo dal pavimento, espiro, curvo la schiena, il ginocchio viene verso il petto, allungo bene la zona cervicale ancora per 4 e stendo forti le braccia, 3 e stendo, 2 e stendo, 1 e stendo. Da qua ritorno col ginocchio verso la fronte per 5, 4, 3, 2, 1. Se riesco punto le dita del piede destro, stacco il ginocchio e porto il ginocchio sinistro verso il gomito sinistro, polso sinistro, polso destro, gomito destro. Stendo indietro per 5, sul piede, 4, 3, 2, 1 e vado verso il gomito per 5, 4, 3, 2, 1, stendo e rimango in panca, giù le ginocchia, ritorno in quadrupedia. Di nuovo, se ho bisogno un attimo di sciogliere i polsi lo faccio, se ho bisogno di sedermi un attimo in balasana lo faccio. Ancora due respiri, andiamo indietro con la gamba destra, pieghiamo il ginocchio e lo portiamo verso l'esterno, quindi ve lo faccio vedere di qua, quindi piego il ginocchio e lo porto verso l'esterno, ok, quindi sulla gamba destra piego, apro e porto di nuovo il ginocchio verso il gomito per 5, stendo, piego, apro, 4, stendo, piego, apro, 3, indietro, piego, apro, 2, indietro, piego, apro, rimango verso il gomito per qualche istante. Andiamo anche ad aprire un po' il bacino, teniamo e allungo di nuovo la gamba indietro, la gamba stesa, cerco la lunghezza nelle dita del piede per 5, 4, 3, 2, 1. Da qui posso rimanere così come sono oppure piegare i gomiti, appoggiare il mento a terra se riesco, oppure a un cuscino, a dei blocchetti e spingere in alto la gamba per 5, 4, 3, 2, 1 e torniamo e giù il ginocchio. Andiamo con la sinistra, indietro, sollevo la gamba, piego il ginocchio, apro l'esterno, apriamo questo bacino e andiamo verso il gomito per 5, stendo indietro, piego, apro, 4 e indietro, piego, apro, 3 e indietro, piego, apro, di nuovo 2, indietro, apro, rimango per 5, 4, 3, 2, 1, spingo indietro, rimango qui dove sono, oppure come prima piego i gomiti stretti verso il mento, spingere in alto la gamba, giù con il mento per 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno piano piano. Ok, da qui puntiamo le dita dei piedi, andiamo nel nostro cane, qualche respiro profondo qua e teniamo per 5 o 6 respiri profondi. Prendiamo il respiro giallo se vogliamo . Pieghiamo le gambe, un saltino in avanti e ci sediamo al tappeto. Perfetto, da qui andiamo a distendere un po' la muscolatura, quindi portiamo le mani dietro a sostegno, gambe larghe quanto è la larghezza del bacino, attiviamo il piede destro a martello e portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Se non riesco vado semplicemente a stendere la gamba sinistra più avanti, non c'è problema, e sto qui e vado ad aprire idealmente col respiro, con l'intenzione, il ginocchio destro verso l'esterno. Dovrei sentire anche tutto il gluteo e l'esterno della coscia che si apre, che si distende. Inspiro, cerco di riappropriarmi del mio spazio, anche qui la colonna è lunga. E da qui piano piano vado in appoggio con la schiena a terra, avvicino leggermente il piede sinistro verso di me, mani appoggiate al tappeto, andiamo a sollevare sempre mantenendo il piede destro attivo, i glutei verso l'alto. Per 10 scendiamo, è una variante di set bandasana, 9, scendiamo, giù le spalle, 8, scendo, la testa è ferma e guarda in alto, 7 e scendo, 6 e scendo, 5, giù, 4 e scendo, 3, giù, 2 e giù, l'ultimo rimaniamo su per 5, 4, spingo forte col tallone sinistro a terra, 3, 2, 1, chi vuole solleva la gamba destra in alto e tiene ancora per 5, 4, 3, 2, 1 e scendo piano. Da qui rotolo, mi porto un attimo in avasana, tengo pure le tibie parallelo al pavimento e scendo. Andiamo dall'altro lato, mani in appoggio dietro, caviglia sinistra si appoggia sul ginocchio destro, il piede attivo ci aiuta in questo modo a preservare l'articolazione del ginocchio, la schiena è lunga. Qualche respiro qua. Inspiriamo ed espiriamo. E teniamo. Torniamo nel nostro spazio, utilizziamo il respiro come strumento per ampliare le nostre vibrazioni, per sciogliere le nostre tensioni e piano piano in appoggio con gli avambracci scendiamo, schiena al tappeto, avviciniamo un po' il piede destro, giù le spalle, testa dritta, collo lungo, guardo in alto. Spingo con il tallone destro a terra, andiamo su per 10 e scendo, 9 e scendo, 8 e scendo, 7 e scendo, 6, scendo, 5, giù, 4, scendo, 3 e scendo, 2, giù, 1, rimango un attimo, poi 5, 4, 3, 2, 1, chi vuole solleva la gamba sinistra per 5, 4, 3, 2, 1, scendo, stavolta tutte e due le ginocchia al petto, vado a disegnare 3 o 4 cerchi aiutandomi con le mani e sono qui. Ok, da qui accavallo la gamba destra sopra la sinistra, apro le braccia a candelabro e faccio scivolare le gambe verso sinistra. Guardo a destra, se le ginocchia non toccano terra non ha nessuna importanza, l'importante è che le spalle rimangano al tappeto. Qualche respiro qua. Rilasso la zona lombare e ritorno un attimo al centro, tutte e due le ginocchia di nuovo al petto, cambio l'aggancio, la sinistra sopra la destra e le gambe piano piano scivolano a destra, io guardo invece verso sinistra, spalle al tappeto, permetto alla colonna con queste torsioni di rigenerarsi, andiamo anche a massaggiare gli organi addominali, a liberarli anche dalle sostanze di scarto e da tutte le energie stagnanti. Ancora qualche respiro qua. Ritorno al centro, stringo forte le ginocchia verso il petto, spingo in basso la zona lombare, sento i glutei che si distendono. E piano piano mi adagio, mi stendo completamente al tappeto per Shavasana. Rimango giù in appoggio, rilasso il corpo, sento tutta la parte posteriore che si abbandona. A terra faccio scendere le spalle un pochino più giù e resto qualche istante, qualche minuto, tutto il tempo che voglio in Shavasana, questa posizione finale che spesso tendiamo a saltare, specialmente dopo le pratiche un pochino più intense come questa, ma in realtà è fondamentale, la parte più importante della pratica Shavasana, perché permette a tutte le energie che abbiamo mosso di muoversi verso i corpi più sottili come Mayakosha, che è il nostro corpo energetico, e così via. Quindi non abbiamo solo un corpo fisico, ma utilizziamo il corpo fisico per arrivare ad altro, per muovere anche altre energie. Quindi Shavasana non la dimenticate mai. Fatemi sapere se la pratica vi è piaciuta, vi è stata utile, ricordatevi di lasciare un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima!